Mazzola, il presidente dell'AISRE, e presiderò questa tavola rotonda sul tema dei distretti industriali al sistema regionale di innovazione. Comincio con lo scusarmi che dovrò andare via purtroppo alle 12:30 per poter prendere appunto un aereo da Verona, quindi devo un po' di mobilità, diciamo. E conseguentemente poi lascerò la presidenza al professor Roberto Gandinetti, che tra l'altro sarà il primo ad intervenire. Seguiremo l'ordine che prevede appunto l'intervento del professor Gandinetti dell'Università di Padova. Ne approfitto per ringraziare nuovamente l'Università per lo sforzo che ha prodotto, il comitato locale, ma anche appunto i vertici, diciamo, dell'Università che ci hanno ospitato, anche facendoci vedere le bellezze di questa università così antica. E poi avremo due interventi di istituzione. Lo scopo di questa tavola rotonda è proprio quello di entrare nella policy, di entrare nelle problematiche legate appunto al modo con cui si fa politica per l'innovazione. Quindi avremo le esperienze di due regioni. Per prima cosa avremo l'assessore all'economia e sviluppo, ricerca e innovazione della regione Veneto, Maria Luisa Coppola, e poi successivamente avremo il direttore generale del Dipartimento Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca della Regione Emilia Romagna, la dottoressa Cristina Balboni. Al posto la dottoressa, penso la possiamo fare, si scuserà lei, ma della possibilità del professore, dell'assessore Patrizio Bianchi, di essere presente per motivi, diciamo, istituzionali. Seguiranno due interventi del dottor Giuseppe Caguardi, direttore generale della divisione di piccole e medie imprese e innovazione del Ministero dello Sviluppo Economico, e poi dal professor Nicola Bellini della Scuola Superiore Sant'Anna e La Rochelle adesso, che ovviamente, diciamo, è anche un ex organizzatore di varie conferenze altre. Io dico due parole anche seguendo il filo di quello che sarà i lavori di questa giornata, e anche richiamando alcuni temi che sono usciti dalla conferenza, che devo dire ritengo ottimamente riuscita. Alcuni temi di carattere scientifico, ma che richiamano appunto problemi in policy. Per esempio, una delle cose che mi aspetto anche che possa venire fuori, magari anche dalla relazione introduttiva, è la misura in cui il periodo, diciamo, che stiamo vivendo, il periodo di crisi, abbia modificato i processi di transizione, come per esempio quello dalla distretti industriali ai sistemi regionali di innovazione. Quanto contano le modifiche strutturali, quanto contano le modifiche che avvengono a causa della crisi? Queste cose aprono nuovi stimoli allo sviluppo appunto delle scienze regionali, che erano abituate a pensare sempre in termini di problematiche di lungo periodo, strutturali, ma ora noi abbiamo una situazione ormai di persistente crisi che determina sicuramente delle modifiche, dei nuovi paradigmi che in qualche modo trainano modifiche strutturali. Questo sicuramente è molto interessante per la teoria, ma è ovviamente anche molto interessante per come intervenire, perché probabilmente nell'intervenire bisogna fare al tempo stesso l'uno e l'altro, soprattutto parlando di programmi di sviluppo. Il tema chiaramente centrale è il modo con cui le regioni hanno elaborato e hanno sviluppato appunto un sistema regionale per l'innovazione. E in qualche modo è interessante poi vedere come abbiamo due regioni, direi simbolo, che sono all'avanguardia in Italia, come il Veneto e l'Emilia Romagna, e ovviamente uno spunto interessante potrebbe essere quello di vedere quali sono appunto i momenti chiavi della costruzione di un sistema regionale di innovazione e come le esperienze più virtuose si possono appunto estendere anche agli altri. Personalmente uno spunto interessante, credo anche per la sede in cui ci troviamo, è il ruolo che ha l'università, che è chiaramente un ruolo sempre abbastanza centrale, che probabilmente assume delle connotazioni diverse da regione a regione. Poi parleremo di uno strumento nuovo e importante nelle politiche di innovazione, che è quello appunto del contratto di rete e della diffusione che esso ha avuto in Italia, diffusione che devo dire anche venendo da una regione che l'ha utilizzato molto poco, che è
ancora abbastanza appunto disomogenea da paese a paese, come è normale, ma naturalmente la cosa interessante è vedere come rimuovere gli ostacoli e come poter diffondere questo importante strumento. Di questo ci parlerà il dottor Capuano del MISE, come questo importante strumento appunto può diffondersi adeguatamente in tutto, anche nel resto del paese. Il tema centrale però di questa poi conferenza è stato quello con cui si è aperto la sessione inaugurale sulla smart specialization. Quindi è interessante legare il punto di partenza, che è stato sostanzialmente teorico da parte di massimi esperti che anche a livello europeo hanno in qualche modo disegnato la strategia della smart specialization, anche con approfondimenti teorici, con studi approfonditi apparsi su riviste internazionali, con appunto l'applicazione pratica. Il professor Bellini, che parlerà alla fine, ritengo ci dovrà anche dire sul risultato della sessione che si è appena conclusa. Io ho partecipato alle fasi finali di questa sessione, su come le regioni italiane si stanno apprezzando nel disegnare la strategia, diciamo, S3, la S3, la strategia di smart specialization, e di come questa interagisce, a volte forse deve interagire, ma non troppo, con i cluster, diciamo, esistenti. Un altro tema che è emerso in questi giorni, che magari sarà ripreso da qualcuno di voi, è a che livello deve essere condotta la policy. Questo è un tema molto caldo. Andare su una strategia top-down, una strategia bottom-up, il ruolo delle istituzioni regionali rispetto al ruolo delle istituzioni nazionali, sono ovviamente temi caldissimi, ma su questo credo che una assise come questa debba essere puntuale e precisa, proprio per evitare che su questi, diciamo, disguidi, chiamiamoli istituzionali, poi tutto il processo virtuoso si possa bloccare. Conseguentemente appunto io mi auguro che da questo dibattito in qualche modo possa essere riassunto quello che è emerso da tutta la conferenza. Richiamo anche importanti sessioni anche di alto livello internazionale che si sono tenute nella giornata intermedia, sempre sui temi legati all'innovazione, ma anche per esempio all'indicatore di benessere, ad temi anche diversi, dopo c'è anche l'innovazione peraltro. E detto questo, io darei senz'altro la parola al professor Roberto Grandinetti, ordinario di economia e gestione di imprese presso l'Università di Padova, esperto da diverso tempo, direi, ha scritto delle cose abbastanza importanti, che lo conoscete tutti, sui distretti industriali e sull'evoluzione che hanno avuto appunto i distretti. Il tema è quello imprese, innovazione e territori all'epoca della globalizzazione. Prego. Questo è l'unico.